Sei al volante della tua auto, nel parcheggio del centro commerciale. Hai comprato un regalo per tua sorella e la sua festa di compleanno ti aspetta. Il centro commerciale è molto affollato e c'è un ingorgo già solo per uscire dal parcheggio. Lentamente ti avvicini all'uscita. Finalmente puoi attivare il tasto accanto al volante e azionare i cuscinetti antigravità. La tua auto comincia a sollevarsi di qualche centimetro da terra. Le ruote rientrano nei loro alloggiamenti, mentre una potente turbina inizia a scaldarsi. Sul tuo parabrezza touchscreen cominciano ad apparire tasti e icone. L'uscita è libera, la tua turbina si accende e la tua auto vola via dal parcheggio, verso lo spazio. Ti immetti sull'autostrada orbitale, insieme a migliaia di altre auto volanti. Il centro commerciale si allontana, così come la piattaforma orbitale su cui è stato costruito, scintillante di ologrammi pubblicitari. Prima di tornare sulla Terra, devi fermarti su Marte per riparare un guasto al tuo motore. Il tuo navigatore calcola la rotta più veloce verso il pianeta rosso. Ci vorrà qualche ora per arrivare su Marte. Decidi di schiacciare un pisolino e inserisci il pilota automatico. L'anno è il 2048. La popolazione globale supera ormai i 20 miliardi di abitanti. Sulla Terra quasi non c'è più posto. Non potendo ancora colonizzare altri pianeti, sono state costruite enormi stazioni spaziali, riducendo il sovraffollamento sul pianeta di oltre il 50%. Le stazioni sembrano giganteschi anelli, dotate di atmosfera e gravità artificiali e vegetazione. Molte persone fanno la spola tra le stazioni e la Terra e c'è un gran traffico di veicoli spaziali, scomodi e molto costosi. Le case automobilistiche hanno cominciato allora a dedicarsi alla messa a punto di auto volanti. Qualche anno dopo appaiono le prime colonie su Marte e sulla Luna. Arrivare sul pianeta rosso diventa semplice come spostarsi in un'altra città. Le auto volano lungo rotte simili a quelle degli aerei. Sono state ideate autostrade digitali, visibili soltanto attraverso il touchscreen sui parabrezza. Nello spazio, naturalmente, puoi spostarti in qualsiasi direzione, ma per raggiungere la colonia lunare bisogna seguire una rotta ben precisa. Quando ti svegli, sei vicino a Marte. Ci vive pochissima gente perché l'atmosfera e le condizioni climatiche sono ancora ostili. Ma su Marte c'è la più grande officina per veicoli volanti e anche il più popolare parco divertimenti del sistema solare. Per arrivarci, la gente si rassegna a lunghe ore di traffico. Secondo il tuo schermo, la turbina sembra avere qualche problema, quindi indossi la tuta spaziale, afferri un cacciavite laser ed esci dall'auto. A gravità zero ti metti a fluttuare mentre cerchi di aggiustare la turbina. Attorno a te ci sono migliaia di altre auto e gente che sbadiglia, che ascolta musica, guarda film. Intanto torni al tuo posto, mentre la coda avanza lentamente. Le turbine spesso si guastano e quando succede la tua auto è equipaggiata con un sistema d'emergenza. Viene inviato un segnale alla più vicina squadra di meccanici, che ti raggiungerà mentre fluttui tranquillamente nello spazio a motore spento. Il carro attrezzi arriva e ti rimorchia fino in officina. Hai ossigeno a sufficienza per un paio di giorni e anche se dovesse esaurirsi, c'è sempre internet per chiedere aiuto. Un sacco di gente gentile verrà a rifornirti con la propria riserva di ossigeno. Finalmente raggiungi l'officina e i meccanici ti installano un motore nuovo. In più, ti aggiustano la turbina. Il tempo stringe, non vuoi far tardi alla festa di tua sorella. Rimonti in macchina e ti lasci Marte alle spalle a tutta velocità. Il nuovo motore è silenzioso e il viaggio procede liscio come l'olio. Puoi premere l'acceleratore al massimo, l'autostrada digitale è semideserta. Lungo l'autostrada è pieno di piccoli satelliti con pubblicità olografiche. Ma per evitare distrazioni, attivi la copertura della tua auto e le pubblicità vengono bloccate dal tuo parabrezza. Ecco finalmente quel piccolo pianeta blu, la Terra. Ma proprio in quel momento ti ricordi che devi dar da mangiare al tuo cane, quindi devi fare una deviazione verso la Luna dove c'è casa tua. Un vero affarone, comprata a poco l'anno prima. Le tecnologie di terraformazione sono ancora agli albori, ma casa tua è protetta da una piccola cupola dove circola ossigeno. Sotto la tua cupola, oltre alla tua villetta, hai costruito una piscina e piantato un piccolo orto.
Un tempo la gente aveva la casa in campagna per prendersi una pausa dalla città. Ora la meta più gettonata è la luna. Atterri nella tua proprietà e riempi la ciotola del cane. Visto che ci sono lavori in corso nel tuo appartamento orbitale, ti sei trasferito sulla luna per un po'. I tuoi vicini vanno e vengono nelle loro auto volanti. Alcuni veicoli sono decisamente lussuosi, con enormi cuscinetti antigravità e motori all'ultimo grido. Viaggiano a 10 volte la velocità del suono e un'intelligenza artificiale si occupa di tutto. Ci sono anche auto spaziali vecchie e arrugginite. Molti installano un motore jet su normali automobili e rivestono la carrozzeria di rame, ferro e argento per resistere nel vuoto spaziale. Naturalmente non mancano i taxi spaziali. A volte una corsa verso la Luna costa meno di un viaggio da una città all'altra sulla Terra, visti gli immensi ingorghi stradali sul pianeta. Ci sono anche autobus spaziali. Ogni giorno assicurano collegamenti di linea Terra-Luna-Marte e ritorno. Negli ultimi anni c'è stato un vero boom edilizio su Marte. Dopo l'enorme officina e il parco divertimenti, ora è in costruzione anche un centro scientifico per lo studio dei viaggi interstellari. Naturalmente progetti così ambiziosi richiedono materiale da costruzione. E ci sono dei grossi cargo che ogni settimana partono dalla Terra verso Marte su una rotta separata. Inizialmente trasportavano anche passeggeri, ma poi è diventato più rapido ed economico arrivare su Marte in auto o in bus. Finalmente lasci la Luna e riparti verso la Terra, ma ecco che si accende la spia del carburante. Devi fare rifornimento. Le stazioni di servizio sono ovunque, totalmente automatizzate e controllate da intelligenze artificiali. Eccone una vicino a te. La pompa del carburante si connette da sola al tuo serbatoio. I motori jet sono alimentati non a benzina, ma con una speciale miscela usata anche per i razzi. Paghi dal tuo touchscreen e riparti. Ci sono centinaia di autostrade digitali dirette verso la Terra, ognuna piena di autovolanti. Lunghe code, di nuovo. I caselli autostradali sono installati appena sopra l'atmosfera e ogni auto viene scannerizzata per i controlli di sicurezza. Mentre sei in coda, osservi i camion della spazzatura. In orbita c'è un sacco di spazzatura e dei camion volanti, controllati da intelligenze artificiali, pattugliano lo spazio per ripulirlo dai detriti. Finita la raccolta, si allontanano dalla Terra e sganciano i container pieni di immondizia, che vagheranno lontano dal nostro sistema solare, mentre la spazzatura al loro interno viene incenerita. Finalmente arriva il tuo turno al casello, superi i controlli e attraversi l'atmosfera terrestre. Il nostro pianeta è ad alta tecnologia, bello e pieno di luci. Ci sono veicoli appositi per migliorare la visibilità negli strati più alti del cielo. Ci sono camion volanti dei pompieri, diretti a spegnere un incendio. E poi centinaia di stazioni di servizio, hotel, cinema e centri commerciali, tutti a migliaia di metri dal suolo. Ti avvicini a un parcheggio, un enorme grattacielo di 80 piani, tutto ricolmo di auto. La gente parcheggia lì e poi scende giù con gli ascensori. Per fortuna, casa di tua sorella è vicina a dove parcheggi la macchina. Finalmente atterri e fai per prendere il regalo che gli hai comprato e... Oh no! A quanto pare te lo sei scordato sulla Luna.